Le fonti storiche sono gli strumenti attraverso i quali gli storici raccolgono le informazioni necessarie per poter scrivere la storia. Ora, la domanda che dobbiamo farci è: cos'è la storia? E quando realmente possiamo iniziare a parlare di storia? Di sicuro, per poter parlare di storia, abbiamo la necessità di avere a nostra disposizione degli elementi grazie ai quali possiamo definire i luoghi, gli spazi, le culture. E questi sono esattamente gli elementi di cui lo storico si serve utilizzando le fonti. La datazione di queste fonti permette allo storico di fare dei salti indietro nel tempo fino ad arrivare alle certezze storiche. Ma c'è tutta una fase precedente a queste certezze storiche, che è la fase anche delle ipotesi, se vogliamo. Cioè la fase in cui gli storici non hanno certezza assoluta delle storie che stanno raccontando, però hanno degli elementi tali da poter fare delle ipotesi. Così è, per esempio, per quanto riguarda la nascita del mondo, la famosa, per esempio, teoria del Big Bang, del grande scoppio, in base alla quale, secondo gli storici, la Terra prima era un agglomerato circondato da gas, ed è proprio dallo scoppio di queste miscele esplosive che si sarebbero determinate i diversi continenti che nei millenni successivi pian piano avrebbero preso la forma e la posizione attuale. Come fanno gli storici a fare le loro ipotesi? Utilizzando anche degli elementi attraverso i quali possono ricostruire delle situazioni verosimili. Nel caso, in particolar modo, della teoria del Big Bang, di sicuro la chimica e le analisi chimiche degli elementi trovati sulla Terra permette di fare delle ipotesi anche di datazione. L'unica certezza che abbiamo è quella separazione tra preistoria e storia che la scrittura consente di fare agli storici. La scrittura è il momento in cui si passa dalla preistoria alla storia, cioè da una fase in cui la storia c'era, perché nella preistoria gli uomini primitivi, le diverse popolazioni esistevano. Però non scrivevano, cioè non potevano lasciare testimonianza della loro presenza, testimonianza diretta e ragionata della loro presenza. La scrittura è un fatto intenzionale, cioè chi scrive decide cosa scrivere. Anche i geroglifici che noi troviamo all'interno delle caverne sono delle testimonianze di questo, no? Quando gli uomini primitivi disegnavano anche, per esempio, le scene di caccia. Intenzionalmente raffiguravano con la scrittura, che era geroglifica, raffiguravano la loro vita quotidiana, il modo in cui si procuravano il cibo, il modo in cui si riscaldavano. Sono testimonianze che ci hanno lasciato direttamente ed è per questo che noi riteniamo che la scrittura segni il passaggio dalla preistoria alla storia, perché per la prima volta intenzionalmente qualcuno racconta qualcosa di sé. La storia che studiamo a scuola, però, è anche la preistoria, cioè quella parte del tempo che potremmo definire di milioni di anni fa, quando sulla Terra cominciò la vita. Ormai si sa come tutto ciò sia avvenuto, e cioè da forme di anfibi, cioè di elementi che vivevano sott'acqua, elementi unicellulari molto molto semplici, si è arrivati alla diversificazione delle cellule, alla complessità anche di questi organismi, fino ad arrivare poi a poco alla nascita anche della vita sulla Terra sotto forma di uomini, animali e piante.
L'evoluzione ci racconta tutto questo. Quello che attraverso la storia noi studiamo però è le relazioni che gli uomini hanno intrattenuto tra di loro e tra loro stessi e l'ambiente. In maniera particolare, a noi interessa, studiando la storia, quanto e come gli uomini abbiano trasformato l'ambiente. O abbiano subito l'ambiente stesso. Per esempio, nella parte iniziale dell'esistenza umana, gli uomini hanno subito l'ambiente, hanno subito, per esempio, il freddo, hanno subito gli animali, soprattutto feroci, che venivano visti come dei pericoli. Progressivamente, alcune scoperte, alcune accidentali, alcune studiate che l'uomo ha fatto, hanno portato gli uomini a invertire la situazione, cioè a diventare essi stessi capaci di trasformare l'ambiente. Pensate alla rivoluzione del fuoco, alla scoperta del fuoco. L'uomo scopre una fonte di calore, una fonte di energia e anche uno strumento attraverso il quale difendersi, per esempio, degli animali. Tutto ciò è il fuoco, grazie al quale si possono riscaldare e anche geneticamente cominciano le mutazioni umane. Da uomini pieni di peli, che avevano una posizione gli ominidi, meglio ancora, prima ancora le scimmie antropomorfe a quattro zampe, assumono pian piano una posizione di perdita del pelo e di posizione eretta. Tutta questa evoluzione che avverrà nel corso dei secoli porterà chiaramente gli uomini a trasformare l'ambiente a proprio vantaggio. Si comincia con il fuoco. E si comincia anche con le prime due attività fondamentali di sopravvivenza, cioè l'agricoltura e la caccia. La caccia è più vecchia perché è lo strumento attraverso il quale l'uomo si procura il cibo. L'agricoltura è fortuita, nasce cioè casualmente, attraverso la scoperta che piantando dei semi è possibile far nascere delle piante. Prima gli uomini andavano a caccia di animali, ma anche di cibo, attraverso la raccolta. Ma quando in quel territorio finivano questo tipo di scorte, l'uomo doveva cambiare, quindi era nomade. Grazie alle donne che rimanevano nella propria dimora e osservando quello che succedeva intorno, le donne stesse scoprirono che, osservando, che dalla caduta di questi semi e dal loro germogliare si originavano quelle stesse piante di cui loro si cibavano. Ed è così, con l'osservazione casuale che le donne fanno, che nasce l'agricoltura, cioè la capacità dell'uomo di piantare egli stesso, esso stesso, le piante di cui ha bisogno per sopravvivere. E a quel punto passiamo da una fase di nomadismo, cioè di uomini che si trasferiscono da un posto all'altro per procurarsi il cibo, a una fase di stanzialità. Gli uomini diventano stanziali, cioè diventano sedentari, si fermano in un luogo. Ed è così che nascono le prime popolazioni anche organizzate, rimanendo all'interno di un territorio, cominciano a creare i primi agglomerati urbani, i primi villaggi e poi a poco le prime civiltà urbane. Quindi avete visto come da una fase di subisco l'ambiente passiamo ad una fase di modifico l'ambiente e questa fase di modifica dell'ambiente purtroppo continua ai giorni nostri, perché stiamo modificando l'ambiente così tanto e così male
che fra poco l'ambiente stesso finirà. Ma ritorniamo alle origini. Originariamente, questo garantì agli uomini chiaramente di poter avere una sopravvivenza e una qualità della vita migliore di quella dei loro antenati. L'evoluzione dell'uomo avviene grazie alle scoperte e alla capacità di tramandare queste scoperte. Le scoperte che gli uomini fanno sono scoperte che portano trasformazioni anche genetiche agli uomini stessi. Sopravvivono le specie che meglio si adattano all'ambiente e anche quelle che riescono a tramandare attraverso la scrittura di padre in figlio i modi in cui sopravvivere. La astrazione, cioè la capacità di passare dal fare al come fare, è una importantissima molla per il progresso, per le trasformazioni. Sapere come si fa a fare le cose è importante perché garantisce ai figli un apprendimento che a loro volta tramanderanno migliorandolo. Ed è così che si forma la cultura e la conoscenza, anche di tipo tecnologico, laddove per tecnologia non intendiamo quella che è oggi, ma sicuramente tutte le varie scoperte, da come si costruiva la lancia con la lavorazione della pietra cosiddetta scheggiata. Una pietra abbastanza morbida per essere una pietra che poteva essere lavorata e quindi trasformata in punta da tenere ferma ad un bastone per trasformare il tutto tecnologicamente in una lancia, grazie alla quale il cacciatore anche da lontano poteva colpire la preda. Il fuoco è un'altra scoperta importante che darà vita ad altre scoperte, pensate alla terracotta, cioè all'argilla che viene lavorata, che viene cotta grazie al fuoco e che viene utilizzata non solo per cuocere essa stessa come contenitore, ma per conservare i cibi. Tutto ciò determina una variazione anche nella evoluzione umana, nella dentatura, nella trasformazione del cranio. Tutta l'evoluzione dell'uomo avviene grazie alle scoperte che ne modificano, che modificano le abitudini di vita degli uomini stessi e che garantiscono quindi all'uomo il progresso, le trasformazioni. Altra importantissima trasformazione riguarda appunto la cultura, la capacità cioè di tramandare e di condividere le scoperte fatte. Quando parliamo di cultura, parliamo anche di religione, cioè di spiritualità che naturalmente all'inizio non è quella cristiana, perché il cristianesimo ancora era là da venire, però sicuramente è il bisogno di divino, di soprannaturale che sin dagli uomini primitivi è presente e che si trasforma in pratiche di religiosità, di spiritualità varie che cambiano anche da cultura a cultura, ma che ubbidiscono tutte ad un bisogno, quello della trascendenza, quello di rispondere alla grande domanda alla quale nessuno ha mai saputo dare una risposta valida per tutti, e cioè da dove vengo e dove sto andando. Ma la grandezza dell'uomo è sempre stata considerata tale, tant'è vero che la ricerca del divino è l'unica maniera per spiegarla, per spiegare appunto la grandezza degli uomini. Stiamo parlando di milioni di anni fa e di un'evoluzione che passa dalla preistoria alla storia. E grazie a questi passaggi arriveremo dagli uomini primitivi alle civiltà fluviali.